queste sono le barriere a difesa del dissesto idrogeologico. I cittadini, consapevoli che qui sta crollando tutto, stanno ammonticchiando materiale di ogni genere per cercare di resistere alle ondate tremende di questo mare ionio che si porta via questa parte dell'isola. Per la verità, già da qualche decennio questa zona, questa strada del lungomare Paradiso che arriva fin qui è stata rifatta più volte perché scivolava verso mare. È evidente che così non si può andare avanti perché continuano le frane e quindi bisognerebbe studia Giacomino, perché bisogna capire per quale ragione c'è questo dissesto idrogeologico, se è dovuto all'asportazione della mantellata che qui misero gli antichi, oppure alle perdite di pozzi neri, fogne, acque bianche e nere che determinano lo scioglimento dei suoli e quindi poi il successivo dissesto. Continuare a rifare le strade non serve a nulla se non si eliminano i problemi. Bisogna studiare. Questa frana è stata sommariamente ripristinata, anzi più che sommariamente, è stata fatta bene, i grandi lavori fatti alcuni anni fa, ma subito dopo il ripristino si è riaperta la frana, è stata ricoperta e riaperta ancora una volta. Ci sono circa, occhio e croce, 80 centimetri di dislivello laddove si è riaperta la frana. È evidente che qui sotto, laddove c'era una cavità da dove scorreva acqua, probabilmente l'acqua non si è fermata, continua, diciamo così, ad infiltrarsi nel terreno e a provocare la frana, perché la mantellata che è stata realizzata, il rinforzo fatto con i massi, sembra abbastanza buona, abbastanza efficiente, quindi evidentemente le ragioni stanno a monte e bisognerebbe risolvere questi problemi prima di provvedere nuovamente. Qui la nostra passeggiata finisce, si interrompe sulla faglia di San Francesco. A San Francisco hanno la faglia di Sant'Antonio e noi abbiamo la faglia di San Francesco. Tutta questa zona è franata, continua a franare. Questo che era il giardino di una casa, un pezzo se n'è già andato a mare, il resto probabilmente se ne andrà tra un po' di tempo. È assolutamente indispensabile che venga protetta questa zona, che venga preservata. Tutte le case che si affacciano su questo tratto di costa, i loro garage sono ormai inagibili, non ci si può accedere perché è franata la strada, è ostruita, e il rischio è che il mare, le acque di scolo, le acque piovane si portino anche quello che è rimasto. La manutenzione di questo tratto di territorio deve essere fatta con urgenza, ma soprattutto con intelligenza. Bisogna capire che cosa sta accadendo ed intervenire, altrimenti Augusta, questo tratto di Augusta, non lo rivedremo più. E questa è la frana di Piazza delle Grazie. La strada è interrotta, è scesa di più di mezzo metro, adesso è stata, diciamo così, vietata alla circolazione delle auto, tranne i residenti che continuano a viverci e a passarci sopra. Anche questa è una storia infinita, una delle perennosità di questa città, dura da decenni, rimedi nulla fino a questo momento, e quindi anche questa va annoverata tra le opere delle quali c'è la massima urgenza per realizzarle e mettere in sicurezza il territorio.